Poi mi suonò il telefono, tornavo di qua e l'avevo messo a posto e non era più a posto, cioè era tutto blu, poi tornavi era tutto rosso, cioè varia da solo, hai capito? Dai, e ci giuro! Io di principio mi piacciono di più i plasma, mi trovo più vicino proprio alla filosofia, cioè ciò che sottendono. Io preferisco gli LCD, però come LCD sempre stando sulla gamma Sony, perché secondo me è l'unica che come colore è una via di mezzo tra il colore diciamo più brillante, più vivo di un LCD e il plasma, diciamo un plasma like come colore, a me piace di più, poi ognuno ha i suoi gusti per l'amor di Dio. Tra tutti e quattro ottimi televisori, Sony mi ha stupito molto, si avvicina molto ai plasma. Ma sembra che c'era un ma. C'è il VT50 che è un bel prodotto davvero. Non so se valga la differenza di prezzo tra il VT30 e il VT50, sì. Attualmente in cui sono 600 euro di differenza. Sì. Però comunque è un gran televisore. Erano buone? Buonissime. Costa il sistema con un subwoofer 6.990, 5 canali però, 9.100 la versione con due sub, su roundback non ci sono nel kit. Quanto costano su roundback? Su roundback quelli in particolare, però sono un po' grandi come su roundback, quelli 5.99 cada uno. E il sub cada uno? Il sub è un prezzo abbastanza importante. 1000? No, 2290. Si possono una botta. È grosso, scende a 18 Hz piatto praticamente. Sì, l'abbiamo sentito prima, non riuscivo a misurare. È molto. Hai notato che si spostava la stanza? Sì. Stavo spostando la stanza di Marcello. Il Digifast One Plus è una macchina che noi definiamo centro multimediale completo a 360 gradi, quindi una multimedia station. Digifast One ha diversi ambiti in cui può esprimersi e diverse sono le sue funzionalità.
Allora, chiaramente la riproduzione audio-video, come abbiamo detto, è una di queste, viene effettuata al massimo livello. Li posso ripare i Blu-ray? I Blu-ray non si possono ripare con il Digifast One perché è fuori legge farlo, okay. Cioè contro la legge farlo. Quindi li devo ripare per conto mio e poi li devo ingestare nella macchina. Certo, ingestare nella macchina oppure ingestare in un NAS a cui la macchina fa riferimento, certo, per la riproduzione. Mi leggi gli ISO, MKV? Certo, sì, tutto, okay, quanto. ISO, MKV e anche M2TS, diciamo, orfani, vengono tranquillamente letti. Perfetto. Altra funzionalità interessante di Digifast One è la possibilità di accedere a tutte le notizie dei vari, di alcuni, alcuni giornali, alcune testate giornalistiche italiane. C'è una voce dedicata chiamata notizie dove è possibile appunto effettuare questo compito è stato realizzato utilizzando i feed RSS giornalistici, quindi l'accesso è immediato. È possibile altresì accedere alla Wikipedia. Scusa, ci hai messo il feed anche di AV Magazine? No, questo no. Allora no. Allora basta, chiudiamo qui. Ok. Allora, prezzo al pubblico della versione Digifast One liscia, che contiene tutte le funzionalità finora appunto espresse, tranne quella relativa alla correzione acustica ambientale, il prezzo al pubblico è di circa 3.600 euro IVA inclusa. Nel caso invece della versione Digifast One Plus vanno aggiunte il costo relativo al sistema di correzione e soprattutto all'unità esterna di conversione DA. In quel caso calcoliamo un aggravio di circa 1.600 euro rispetto alla versione Digifast One normale. Perfetto, grazie Marco. Grazie a te.